Buongiorno a tutti, care amiche ed amici, ben ritrovati e con piacere che anche oggi siamo qui a presentare un nuovo lavoro discografico, o meglio, come dice la nostra rubrica, a consigliare a tutti voi un nuovo lavoro discografico che la nostra associazione jsbach.it ha patrocinato lo scorso 2021. Il protagonista di questa registrazione è il maestro Cristian Tarabia, al quale diamo il benvenuto. Buongiorno, Cristian. Buongiorno, buongiorno, grazie della ospitalità e un saluto a tutti voi dell'associazione e a tutte le persone che stanno visualizzando questo video. E con me questo pomeriggio sarà anche il professor Raffaele Mellace, che oltre che amico di jsbach.it è anche suo presidente. E lo scopriremo anche con Cristian Tarabia a dei trascorsi, potremmo dire. Ecco, buonasera Raffaele. Buonasera a voi tutti. Procedo senz'altro allora a presentarvi il nostro ospite di oggi, quindi Cristian Tarabia, che come vi dicevo ha registrato lo scorso anno questo disco dal titolo The Legacy of Johann Sebastian Bach, L'eredità di Johann Sebastian Bach, una produzione di Da Vinci Classics. In cui lo strumento che è protagonista è l'organo. E organista è appunto Cristian Tarabia, che si è diplomato in questo strumento a Novara, al Conservatorio Cantelli, specializzandosi in seguito presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano con Lorenzo Ghielmi. Cristian Tarabia, oltre agli studi musicali, ha conseguito anche una laurea in archivistica musicale proprio con Raffaele Mellace presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università del Piemonte Orientale. Dal 2002 è organista presso la Collegiata di Arona sul celebre organo dell'Orto e Lanzini ed è direttore artistico dei festival organistici internazionali che annualmente si svolgono ad Arona, a Novara e nel territorio novarese. Molti sono stati i suoi interventi presso sedi e festival organistici in praticamente tutta Europa, in Russia, a Mosca e financo in Siberia, e in Australia, e come docente ha tenuto masterclass presso diverse accademie e conservatori un po' in tutta Europa. Diverse sono state anche le sue registrazioni discografiche per Fugatto e Da Vinci Records. Sue esibizioni sono state trasmesse da varie radio e da varie televisioni italiane ed europee, nonché da un'emittente australiana di Melbourne all'interno di un programma dedicato alla musica organistica e corale. Allora, benvenuto dunque Christian. Inizio subito però chiedendo, così facendo una riflessione a proposito del titolo di questo disco, che ha in sé questo termine legacy, eredità. E che dunque ci pone da un punto di vista che potremmo dire retrospettivo, no? Che cerca forse di delineare, cioè un ritratto di Bach partendo dai suoi eredi. Comincerei quindi cercando però un taglio forse un po' meno profondo, che guarda piuttosto alla contemporaneità. E dunque, Raffaele Mellace, qual era l'immagine di Bach presso i suoi contemporanei? Quanto sappiamo del Bach didatta alla tastiera?
Bach e la tastiera erano, diciamo così, due entità indissolubili presso i contemporanei. Basta dire che il necrologio che l'allievo Agricola e il figlio Filipo Emanuele pubblicano dopo, ovviamente dopo la morte di Bach, lo presentava nella prima riga come organista di fama mondiale. Cioè, per i contemporanei di Bach e anche per diverse generazioni successive, Bach era legato alla tastiera dell'organo o del clavicembalo, perché in qualche modo tutta la sua grande produzione, dei concerti, della musica vocale, eccetera, eccetera, che per noi costituiscono un elemento imprescindibile di Bach, fino, come sappiamo, al secondo quarto dell'Ottocento, di fatto non vennero frequentati. E la didattica è un'attività fondamentale, naturalmente, dell'esperienza biografica e professionale di Bach, su cui possiamo dire diverse cose. Adesso, in sintesi, ne accenno un paio. La prima è che all'epoca la didattica, l'attività didattica era qualcosa di molto più viscerale ed esistenziale di oggi, cioè si conviveva col maestro. Si copiavano le parti per il maestro, come dire, si entrava nel suo laboratorio anche compositivo e di esecuzione. Questo vale naturalmente per gli allievi in senso stretto, ma anche naturalmente per i figli di Bach. E proprio ai figli e agli allievi Bach ci ha lasciato una serie di opere impressionanti. La più celebre delle quali è quella di cui quest'anno ricorrono i 300 anni, cioè il clavicembalo ben temperato. Tutta una serie di lavori composti appositamente a vantaggio di questi allievi e anche figli. L'ultima cosa che possiamo dire, ed è molto importante su Bach didatta, è questo, che Bach ha avuto alcune centinaia di allievi. Si è contato che nei 27 anni trascorsi a Lipsia ha avuto sotto di sé qualcosa come 300 otomane, 300 allievi della scuola di San Tommaso, oltre un centinaio di allievi privati, è stato contato, e questi autori, questi musicisti che hanno goduto della lezione di Bach, sono stati poi a loro volta teorici, organisti, cantor nella Germania del secondo Settecento, e fin dentro all'Ottocento. Pensiamo che l'ultimo allievo di Bach, Johann Heinrich Zang, mancò, morì nell'estate del 1811, quindi ben dentro, diciamo così, l'Ottocento. Ora, questi allievi, la voce di questi allievi si sente chiara e forte nel CD che ha registrato Christian Tarabya. In questo CD i sette autori che attorniano Bach sono autori che di famiglia, in qualche modo, cioè Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, probabilmente perché il pezzo è di dubbia attribuzione anche Johann Christian, e poi soprattutto due nomi che sono stati anche stilisticamente più vicini a Bach, cioè Johann Christian Kittel e Johann Ludwig Krebs. Dunque, nomi che oggi non ci diranno magari molto, ma che effettivamente portarono avanti anche per decenni il magistero appreso proprio dalla viva voce e dall'esempio e dalle dita sulla tastiera di Johann Sebastian Bach. Benissimo, grazie mille Raffaele, davvero. Ecco, chiederei a questo punto però a Christian Tarabya se ci vuole dire se c'è qualche ragione specifica a proposito della scelta dei brani che ha voluto incidere in questo disco. Bene, diciamo con questo disco ho provato a dire qualcosa di un pochino originale e di nuovo, almeno per l'Italia, perché diciamo, secondo me tratta di un periodo della storia della musica e dello stile della musica o degli stili della musica molto delicato e a tratti a volte controverso, perché siamo negli anni in cui diventa predominante lo stile cosiddetto garante, uno stile che forse troppo spesso a torto viene anche un po' definito
più rozzo, più banale, non lo so, rispetto a almeno in ambito organistico all'opera di Bach. E trovo che in Italia sia ancora abbastanza inusuale anche nei programmi di concerto proporre questi autori, questo genere di musica, perché a volte rischia di essere un po' sottostimato, quando invece all'estero, in Germania, sono già decenni che questi autori e questo repertorio viene invece regolarmente suonato e rivalutato. E quindi secondo me è veramente un anello importante che provo a presentare e a far conoscere, sfruttando questo duplice collegamento con Bach e il passato e con il nuovo, e sfruttando anche la diversità della forma su uno stesso tema. Mi spiego meglio. Principalmente sono due i canali musicali che hanno attraversato tutta la musica organistica, soprattutto luterana. Una è la trattazione della musica sul corale, e un altro è quello della trattazione di carattere contrappuntistico. E proprio per questo, dei vari autori presenti nel disco, ci sono molti corali che vengono presentati, alcuni in uno stile più arcaico, quindi più fedele alla letteratura barocca o anche addirittura precedente, e alcuni invece vengono trattati con il canto fermo, ma con sotto un accompagnamento e anche un discorso armonico, chiaramente già più sette-ottocentesco, come nel caso per esempio di Omilius. Dall'altro punto di vista, il tema del contrappunto, il disco si apre con il primo contrappunto dell'arte della fuga, quindi una, se non la massima espressione del contrappunto allo stato puro, però di forme fugate vengono presentate anche questa fuga cromatica, che in realtà è un episodio fugato che poi si sviluppa in modo libero di Johann Christian Bach, almeno di attribuzione, e molto interessanti le due fughe di Wilhelm Friedemann Bach, che sono tratte da una raccolta di 8 fughe manualiter, e che veramente secondo me sono dei gioiellini, perché presentano al loro interno tutto quanto proprio della costruzione scolastica della fuga, e anche armonicamente presentano delle forme, delle soluzioni, delle modulazioni che non sono affatto seconde alle fughe del padre Johann Sebastian, ma tutto questo concentrato in circa 1 minuto e mezzo di musica e in uno stile assolutamente pulito, bello, senza errori, senza cose che non vanno. Quindi veramente, secondo me, l'insegnamento del padre, soprattutto nel caso di Wilhelm Friedemann, non a caso dedicatario anche delle 6 sonate in trio per organo, è stato veramente un canale e un fiume, un torrente, un Bach, che poi è proseguito anche dopo la morte del padre. Allora, se siete d'accordo, io proporrei di spezzare un attimino questa nostra interessantissima chiacchierata con un primo ascolto, e direi, prima di ascoltare qualcosa di qualcuno di quei 300 fortunati allievi, proporrei di ascoltare qualcosa del maestro. E allora ascoltiamo questo preludio corale, Bachwerke Verzeichnisse 668, vor deinen Thron tret ich ermit, che è tra l'altro una delle opere, come dire, già più mature, anzi decisamente mature, risalendo al periodo appunto di Lipsia, e insomma di un Bach già decisamente in là con l'età. Allora, ascoltiamo senz'altro questo corale 668.
Grazie, grazie davvero Christian per questo primo ascolto. Mi verrebbe immediatamente da domandarti la scelta dello strumento perché è ricaduta proprio su quello che hai utilizzato e quali sono le caratteristiche principali di questo strumento. Beh, innanzitutto era necessario avere uno strumento adatto all'esecuzione come registri e come appunto estensione delle tastiere della pedaliera del grande repertorio barocco. E ci sono stati tanti fattori che mi hanno fatto propendere per la scelta dello strumento di Camaiore, e uno, forse il primo di tutti, non nasconde, è stato quello che ho scoperto questo strumento già da qualche anno perché lì viene organizzata una rassegna concertistica internazionale nella quale sono stato invitato a tenere due concerti e questo organo ha subito innestato con me un feeling molto particolare. E diciamo un altro fattore molto importante è stato il fatto che su questo organo praticamente non sono mai stati incisi dischi distribuiti poi a livello internazionale da case discografiche. E quindi ho trovato veramente un peccato che non venisse valorizzato e scoperto, perché è uno strumento che a me piace molto e che trovo molto adatto alla letteratura bacchiana. In più, questo organo, che è stato comunque progettato nella fonica da Lorenzo Ghienni, si innesta in un periodo, secondo me, molto felice dell'organaria italiana, che è andato più o meno a cavallo degli anni 80-90, fine inizio 2000, durante il quale sono stati costruiti degli strumenti molto belli e molto importanti. Includo il mio di Arona, che insomma è del 1985 e è stato assegnato una tappa molto importante, soprattutto per quanto riguarda l'organaria bacchiana o tedesca barocca. L'organo Arendt di San Simpliciano, anche lì attorno, mi sembra, se non vado sbagliando, verso il 1992, un'autentica perla, e una serie di altri strumenti, non tantissimi, ma che hanno, secondo me, segnato una sorta di rinascita dell'organaria italiana in questo senso, e che hanno prodotto degli strumenti, secondo me, che hanno anche permesso di conoscere e di eseguire bene il repertorio anche bacchiano e tedesco, e quindi è giusto che questi strumenti vengano anche conosciuti, valorizzati anche attraverso la realizzazione di CD. È un organo questo, se si scorre il libretto, per fortuna, grazie, anzi è stata riportata la composizione fonica di questo strumento che per quanto abbia i nomi dei registri in italiano, ma chiaramente si rifà ad una tradizione, si ispira forse quantomeno ad un'organaria piuttosto nordica. Sì, diciamo, forse quello di Camaiore è più assimilabile alla zona della Turingia, quindi la scuola della Germania centrale, a un ipotetico modello di Silbermann o Hildebrandt, gli organi propri di Bach, e forse appunto quello di Arona un pochettino più all'organaria nordica. Comunque, diciamo, sono sottigliezze, il fatto è che sono strumenti barocchi tedeschi, quindi. E tra l'altro, se ben ho letto, Christian, tu fai arrivare questo disco pubblicato con Da Vinci dopo un altro di qualche tempo fa in cui avevi messo in risalto alcune tinte dell'arte organistica nordeuropea. Ecco, ci sono delle relazioni tra questo disco e il precedente? C'è una qualche forma di continuità? Beh, la relazione più grossa è che in entrambi ho suonato il repertorio che io amo di più e sul quale penso di poter dire più quello che sento. E ho appunto cercato di valorizzare questi strumenti, ma alla fine il grande mentore, la grande figura dietro tutti questi dischi è sempre la figura di Bach, perché il disco precedente si rifaceva alla grande scuola della letteratura del Nord Europa, che addirittura iniziò con Schwerin ad Amsterdam nel 500 e poi si spostò nei grandi centri Amburgo, Lubecca, ed ebbe
come culmine la figura di Buxtehude, che guarda caso fu l'autore del famoso viaggio a Lubecca di Johann Sebastian Bach, del quale troviamo una profonda influenza anche nello stile compositivo e giovanile. Quindi, diciamo, si è trattato nel primo disco di un pre e nel secondo appunto di un post. Quindi magari chissà, nel futuro centriamo il bersaglio e arriviamo finalmente a un monografico su Bach. Questo primo disco fa sentire una voce molto forte, una voce corale, collettiva, che è quella dello stilus fantasticus, cioè di questa modalità estremamente immaginifica, piena di contrasti, vitale, esuberante degli organi nordici, che è molto ben rappresentata in questo primo disco di Christian Tarabia da una triade, da una terna di nomi che sono Bruns, Lübeck e Buxtehude. Se noi ascoltiamo i tre preludi che Christian ha inciso in questo primo disco, tutti in modo minore, tra l'altro, sono delle pagine davvero, davvero imponenti che appunto lanciano, come dire, come se fosse una rampa di lancio, quello che sarà poi la grande immaginazione di Bach all'organo. Grazie allora Raffaele anche per questa precisazione. E se siete d'accordo, io proporrei ancora un altro ascolto. E questa volta, insomma, abbiamo cominciato così con colui che l'eredità ha generato, ecco, e direi ascoltiamo invece adesso un brano di uno di coloro che l'eredità l'hanno ricevuta e ce l'hanno poi, per così dire, trasmessa. E allora direi di ascoltare questo preludio per l'organo pieno in La minore di Johann Christian Kittel. Thank you.
E grazie anche per questo secondo ascolto, bentornati. E direi che senz'altro si sente qui come lo stile nel frattempo sia decisamente, come dire, andato avanti, ci sia stata veramente una progressione incredibile. E siamo forse ben lontani, no, da quel Bach speculativo, ecco, giusto, Christian? Sì, anche se comunque mi permetto solo magari di aggiungere due curiosità e di metterci anche dei riferimenti un po' sui numeri, visto che Bach, il numero, la gematria sono argomenti sempre che stuzzicano l'immaginazione. In realtà questo disco è concepito un po' come un grande cerchio, perché si parte dalla figura di Johann Sebastian Bach con le sue ultime opere scritte in vita. E si chiude con il preludio fuga in do maggiore di Johann Ludwig Krebs, che è nient'altro che, tanti dicono una parodia, ma secondo me è un omaggio, perché nel preludio e nella fuga ci sono chi dei chiarissimi riferimenti ai principali spunti tematici della toccata Adagio e fuga in do maggiore per organo scritto da Johann Sebastian Bach. Quindi non è un plagio per mancanza di idee di Krebs, ma è veramente una riverenza, un allievo che si toglie il cappello e con umiltà ripropone i temi del suo amato maestro. E le tracce del disco, i brani proposti sono 14 e casualmente, non l'avevo studiato, e ancora più casualmente, il numero di catalogo che l'editore ha dato al disco è 00482, fate voi la somma. E direi che allora è una bellissima coincidenza questa davvero per chiudere e congedarci e invitare ancora tutti coloro che ci ascoltano a procurarsi questo CD e ad andarlo ad ascoltare e a scoprire allora anche in tutte queste sue numerologie. Allora, The Legacy of Johann Sebastian Bach, Da Vinci Classics 2021 all'organo e Christian Tarabia che è stato con noi. Con noi è stato anche Raffaele Mellace che ringrazio davvero. Grazie mille Raffaele. Grazie a voi. E grazie mille ancora anche a Christian e complimenti per questo lavoro. E se vuoi dirci ancora, darci ancora un saluto. Ma sì, io più che un saluto vi estendo un invito. Se volete sentire questo programma proposto dal vivo, sarà presentato venerdì 17 giugno. Speriamo che il numero questa volta non porti male, all'interno del Festival Organistico di Arona che organizzo e che già il calendario ha approntato. Ci saranno quattro concerti con artisti internazionali nei quattro venerdì di giugno. In ogni concerto, tra l'altro, ci saranno almeno una grande composizione di Johann Sebastian Bach suonata, quindi vi aspetto sulle rive del bellissimo Lago Maggiore e se volete avere informazioni cercate www.sonataorgani.it, che è l'associazione di cui sono direttore artistico, e naturalmente siete tutti invitati. E allora cercheremo di fare il possibile per poterci vedere dal vivo, periodo permettendo, ma sarà senz'altro un piacere. Grazie allora ancora a tutti, buona continuazione e a presto ritrovarci con un'altra puntata di jsbach.it consiglia. Arrivederci a tutti. Grazie. Arrivederci.